Berlusconi. E il problema vero è che il problema ce l'hanno loro, non noi. Loro non sono abituati, bisogna che diamo il tempo, perché lo stato, dicevo prima, 20 anni a fare gli inciucci, inciuccetti, inciuccini, e per la prima volta gli è apparsa una figura stranissima che non conoscono, che non hanno mai visto, l'opposizione. E vedono questi qui che non ci hanno mai cagato, i grillini, gli smanettatori, i grillini, i nostri videi, e sempre il giorno dopo capivano chi eravamo. E diamo il tempo di capire. Perché si stupiscono che uno di voi vada, prenda una legge, vada a vedere che il comma 5 modifica il comma 7 della legge 38. Loro non l'hanno mai fatto e ti guardano, è un ti vedono come un delinquente che gli vai a insinuare il loro tepore politico, no? È un tepore, sì, lì nella loro bambagia. E poi arriva uno e dice: io mi dimezzo lo stipendio, ma sei una merda, perché voi, l'onesto fa paura. Non sono abituati a vederlo un onesto che dice: mi dimezzo lo stipendio, non prendo 42 milioni, e loro rimangono senza parole. E questo è il loro odio, ma questo odio piano piano si deve sfumare, perché si devono abituare che il loro mondo è finito, che ce n'è un altro.